Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: pane per i denti degli ex telespettatori del GF VIP 7 di Alfonso Signorini. Sul web da giorni si temeva crisi tra i Donnalisi e adesso è quasi una certezza. Antonella Fiordelisi, dopo mosse social alquanto sibilline, è uscita allo scoperto con i suoi fan confermando non stia vivendo una bella fase con Edoardo Donnamaria. Un'orda di Donnalisi incalliti, ancora non demordono nonostante i mesi che separano il loro cuore dal GF VIP 7, che si è concluso lo scorso 3 aprile, stanno cercando di comprendere quale sia mai potuto essere il problema scatenante della crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La replica del 30enne è finita tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande, ha esordito Antonella Fiordelisi su Instagram nelle ultime ore, confermando, così, la paura dei Donnalisi. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento, ha spiegato. Ho sempre dato troppo in una relazione, pretendo lo stesso rispetto dall'altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me, ha inoltre concluso. Giorni prima di rompere il silenzio, la salernitana aveva comunque lasciato tracce del suo malessere e si era detta per esempio destabilizzata, ma soprattutto non pubblicava più contenuti al fianco di Edoardo Donnamaria, che dopo lei si è accodato. Non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore e non dimostrerò l'entusiasmo che merita, ma sono felice, ha detto su un suo, fresco, traguardo musicale. Mi dedicherò alla musica. Mia passione più grande e vi dimostrerò che la so fare bene, ha anche scritto l'ex volto di Forum, lasciando intendere a sua volta della crisi in atto con colei per cui aveva letteralmente perso la testa al GF VIP 7. Infine è arrivato un selfie della 25enne che ha intitolato Casa, infatti si trovava nella sua casa milanese e con lei c'era il cagnolone del fidanzato. Insomma, non è rottura. Ma la crisi c'è. Confermare nuovamente quello che ormai era già chiaro a tutti, un'altra storia social dell'ex vippona di Cinecittà, purtroppo non è un buon periodo per me ed Edoardo. Cerco solo un po' di comprensione da parte vostra. Rispettate sia me che lui. Quando sarà il momento ve ne parleremo. Ma ora vorrei cercare di dedicarmi alla mia vita e con il tempo ne parleremo. Rispettate il momento. Una trovata per lo share. Lei era abbracciata al cane di lui poco fa, dobbiamo sapere, è finita? Poi criticavano gli Oriele, dai. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.